in questo filmato descrivo il mio stile libero. In queste riprese voglio illustrarvi quanto sia determinante lo scivolamento. Per ottenerlo è indispensabile mantenere una posizione allungata e il più possibile idrodinamica. In questa fase rallentata si nota bene quanto il braccio è completamente disteso nella sua fase di ingresso. La mano inizia la trazione abbassando di 3-5 gradi il mignolo, flettendo leggermente il polso. Dall'alto si vede molto bene la completa distensione del braccio sia in ingresso che in uscita. In questa fase rallentata vediamo molto bene l'uscita della mano dall'acqua con il braccio disteso lungo la coscia. Qui vediamo come l'estensione della mano ricerchi l'appoggio al pelo dell'acqua per permettere la conclusione della spinta del braccio opposto. Lateralmente possiamo ammirare il braccio disteso che attende in appoggio e inizia la trazione solo quando l'altro ha iniziato il recupero.